Ma io oggi ci tenevo molto ad essere qui al Policlinico di Modena per ringraziare di persona tutti i professionisti che da settimane sono in trincea, in prima fila, al contrasto di questa pericolosa infezione. Noi sappiamo benissimo che per quanto la curva epidemiologica sia più addolcita oggi rispetto a qualche settimana fa, non siamo ancora fuori completamente dall'emergenza e sappiamo molto bene che abbiamo retto l'urto di questa pandemia nei reparti ospedalieri, ma vinceremo la battaglia con il Covid-19 sui territori, cioè andando a casa dei cittadini, prendendo appunto le dovute scelte di natura terapeutica, anche molto precoce, con le USCA, le cosiddette unità operative formate da medici, infermieri, col consulto degli infettivologi, cercando sostanzialmente di impedire l'aggravamento della malattia e quindi un maggior sollievo dei reparti ospedalieri e dei reparti di terapia intensiva. Detto questo, noi stiamo pensando a come investire ancora di più nel sistema della sanità pubblica in termini di reparti di terapia intensiva. L'Emilia-Romagna sarà sostanzialmente un hub nazionale per la terapia intensiva che passerà anche da Modena, dall'ospedale di Baggiovara e dal Policlinico. Con ulteriori 48 postazioni di terapia intensiva e subintensiva. E poi ovviamente investiremo sull'intreccio e sulla corresponsabilità tra la medicina ospedaliera e la medicina del territorio, perché questa è la forza, la risorsa, forse il valore aggiunto del sistema della sanità pubblica dell'Emilia-Romagna. Al termine di questa emergenza dovremmo ripensare come ulteriormente potenziare la sanità pubblica dell'Emilia-Romagna, cioè faremo un ragionamento che non sarà fatto soltanto di quantità, di risorse, di stanziamenti economici, di investimenti che ci saranno e in maniera consistente, ma anche di coinvolgimento di tutte quelle risorse e professionalità che oggi sono indispensabili per il valore della nostra sanità. La situazione è che noi abbiamo confermato le misure prese nelle settimane scorse. Chiaramente ogni passo è concordato con il governo nazionale, che come sapete ha fatto l'ultimo decreto proprio qualche giorno fa. Per quanto riguarda i ragionamenti sulla fase 2, noi siamo convinti che si debba far sedere le parti attorno a un tavolo e ragionare su cosa possa ripartire e quando ci saranno le condizioni per quella eventuale riapertura in ogni territorio, con dei tavoli provinciali, un po' come è stato fatto nella città metropolitana di Bologna. Proprio oggi, insieme all'assessore Colla e al presidente Bonaccini stesso, riuniremo il tavolo del patto per il lavoro per cominciare a utilizzare queste settimane proprio per capire quali condizioni di sicurezza devono essere assolutamente assicurate in maniera prioritaria prima di poter dare delle date di eventuali riaperture di alcune filiere. Chiaramente perché le conseguenze economiche e sociali di questa crisi saranno dure, saranno significative e noi già adesso dobbiamo occuparci insieme al governo di dare risposta affinché nessuno rimanga indietro, nessuno venga lasciato da E io, da solo. quindi. Federalista europea convinta, mi auguro che finalmente l'Unione saprà rimettere al centro il principio di solidarietà su cui è fondata, perché da questa crisi noi saremo in grado di uscire soltanto insieme. Nessuno si salva da solo. Quindi.